Sinceramente sono un po' sorpresa anche dalla reazione che c'è stata ovviamente a livello nazionale da parte dei sindaci perché, come dire, non ci si può lamentare delle decisioni prese, come è stato detto, senza che si vengano consultati oppure mettendo di fronte al fatto compiuto, però è anche vero che a fronte di assembramenti non giustificati, che probabilmente sono, abbiamo già, anzi sicuramente sono la causa principale del diffondersi del virus, non si abbia poi il coraggio di chiudere una piazza piuttosto che una strada. Una piazza chiusa si controlla più facilmente che non, e quindi il rispetto della piazza chiusa che non dell'evitare l'assembramento. Essendo poi un provvedimento che è motivato da ragioni di sanità pubblica, diciamo che sarebbe il sindaco, come dire, l'organo che dovrebbe, l'autorità che sarebbe preposta ad assumere questi provvedimenti. Ciò non toglie che, proprio perché è stato tolto questo riferimento al sindaco, si vedrà appunto prossimamente anche sulla scorta delle disposizioni che interverranno, se e in che misura eventualmente anche il prefetto potrà adottare di questi provvedimenti. Noi faremo un comitato mercoledì con le forze dell'ordine, approfondiremo ovviamente le disposizioni normative, ma credo che come dire, un confronto e un dialogo con i sindaci sia indispensabile, ecco, non possono essere chiamarsi fuori dalla partita. Io credo che più che in questo momento fare contrapposizione tra chi ha adottato il provvedimento, io conto sul fatto che i cittadini, per salvaguardare se stessi e tutti coloro che con noi vivono, si autodisciplinino in questo senso.